Mica l'ho conosciuto per la prima volta come artista, come cantante, attraverso le sue canzoni, i suoi video, e poi l'ho conosciuto un po' più a fondo quando faceva X Factor, e poi l'ho conosciuto invece veramente un po' più approfonditamente qui, quindi sono molto felice che mi abbia invitato. Un aggettivo è poco, però mi viene trasparente, perché io trovo, l'ho sempre vista come una bella persona, una persona dentro la quale si può vedere attraverso, una persona pulita, una persona prima che un artista, ecco, quindi direi trasparente. Sul palco con Mika ci divertiamo un po', io faccio una canzone che amo sua e lui ne fa una mia che ha apprezzato, facciamo un medley, un duetto, e poi presento in anteprima il nuovo singolo tratto da questo ultimo progetto, Scriverò il tuo nome, il singolo si chiama Migliore. Un grande ritorno su Rai 2 per Renzo Arbore, doveva arrivare Mika dal Libano per riportarla su Rai 2. Sì, perché è un ragazzo adorabile, intelligente, colto, che si è documentato sulla televisione italiana e devo dire che lui ha scelto proprio Indietro Tutta, Quelle della Notte, quel tipo di televisione magica che non è stata più fatta per la televisione, quella improvvisata, caratterizzata dalla risata di pancia, poi soft, mai volgare, e quindi devo dire che Mika ha voluto conoscermi lui stesso e poi mi ha invitato in questa sua trasmissione così anomala nel panorama della televisione italiana, perché è un programma elegante, di grande musica, bella, allegro e rutilante, ospitale, sorridente. Devo dire che io sono molto contento di aver partecipato e ho battuto anche dei record, mi dicono, che è un ascolto che è cresciuto molto con la mia partecipazione. E comunque che in generale è stato un ottimo ascolto, che è stato il 14.4% di share e più di 3 milioni di spettatori. Quindi... E mi dicono che la mia performance ha fatto 16 dispari. La mia performance ha avuto il picco di ascolto con 16 e un tot, che non mi ricordo, quindi con un milione di... Vabbè, non voglio parlare di me. Però, insomma, può raccontarci che tipo di emozione le dà dopo aver dimostrato tutto il dimostrabile in televisione, ancora tornare, esibirsi e avere questi risultati? Ma guarda, questa della... segno che un'altra televisione è possibile, diciamo così, un'altra che non sia quella solita ispirata alla TV commerciale, con i soliti dogmi della TV commerciale, con la ricerca, un'altra televisione è possibile. Infatti Mika l'ha dimostrato con una televisione dove c'era Sting, c'era Malik Ayan, ma c'era pure Renga, insomma è una trasmissione dedicata alla musica, perché c'è anche questa leggenda che la musica non funzioni in televisione. Sono tutte leggende, quando viene propinata o servita bene la musica, è sempre una grandissima consolatrice della cosa. Poi naturalmente devo dire che Mika come entertainer è straordinario, perché ha una forza nel suo sorriso di ragazzo bravo e illuminato e ospitale, voglio dire, c'ha quella sua generosità che viene fuori, una generosità d'animo nei confronti degli ospiti, della vita in genere, che viene fuori dal suo sguardo. Questo è fondamentale, perché qua le facce che si vedono in televisione non hanno quella potenza lì, e invece Mika ce l'ha, diciamo che è proprio la verità, ecco. Ci sono facce normali, brave, eccetera, ma insomma Mika c'ha una, quando si dice la televisione che buca, lui buca. C'è bisogno di sorriso, comunque, di sorriso vero in televisione, è un buon segnale. Mika ha recuperato il varietà televisivo italiano, con naturalmente un sapore internazionale come è lui,
ma è il varietà televisivo che noi abbiamo inventato e che è stato abbandonato drammaticamente.